L'unico museo di storia patria di Trieste è un museo piccolo ma variegato. Le sue tre sezioni sono dedicate alla storia di Trieste, alle raccolte artistiche Stavropoulos e alla Sala del Tessuto. La storia cittadina occupa tre sale, in cui quadri e oggetti evocano l'atmosfera della Trieste del passato, concentrando l'attenzione sullo sviluppo architettonico e sulle personalità che hanno fatto la fortuna della città imperiale. A partire da Maria Teresa, imperatrice d'Austria a cui si deve l'avvio dell'espansione urbanistica triestina, una galleria di ritratti ad olio e in miniatura. Una serie di vedute della città. Scelta di opere di argenteria 8-novecentesca e la ricca collezione del medagliere patrio mostrano materialmente volti, manufatti e architetture di una città nuova e dai suoi nuovi cittadini. Il salone centrale e due sale sono dedicate alla collezione di Socrate Stavropoulos, una raccolta di ampio respiro che comprende 150 opere di pittura, scultura e disegno di diversi artisti italiani ed europei dall'antichità al Novecento, donati dal collezionista triestino di origine greca dal 1952 al 1958 e da lui selezionati secondo il filo conduttore dell'attenzione per la figura umana. Infine, nella Sala del Tessuto è esposta una selezione della ricca collezione tessile dei civici musei di storia ed arte, nell'intento di offrire una esemplificazione della sua varietà. Accanto ai frammenti serici dal XV al XIX secolo, agli abiti da cerimonia, da sera ed etnografici e ai parametri sacri tra il Settecento e il Novecento, una particolare attenzione è dedicata alle creazioni di Anita Pittoni, geniale designer tessile triestina attiva negli anni tra le due guerre,